come al solito aspettiamo un paio di minuti che si connetta un po' di gente, ci sono i primi due connessi, 3, 7:00 adesso, ancora un minuto così non devo ripetere dei concetti magari che sono comunque importanti. Ok, per i primi 3 connessi vi suono una canzone, così intanto ammazziamo il tempo in attesa che arrivino gli altri, che c'è sempre qualche minuto di assestamento. Questa canzone si intitola 13 ed è un pezzo scritto da Glenn Danzig, il leader dei Misfits, che io amo moltissimo, ma in realtà amo moltissimo nella versione di Johnny Cash, che forse vi ho già anche suonato in un'altra diretta, ma è una canzone che io suono da una vita. Intanto vediamo se si è connesso un po' di gente. Ciao Francesco! Vediamo un po'. Ok. Benissimo, partiamo con questo nuovo episodio di Ukulele a gratis. In questa puntata tratteremo brevemente del modo, dell'approccio che bisogna utilizzare per riuscire a cambiare gli accordi, ovviamente più velocemente, possibilmente a tempo, che è un problema che sicuramente molti di voi avranno riscontrato, e senza oltretutto che succedano cose di questo genere, per esempio. Che ogni accordo, tutte le volte che dovete lasciare l'accordo e transitare verso una diteggiatura dell'accordo seguente, vi cade l'ukulele. Questo è uno dei motivi. Ciao Lele, ciao Paolo! Questo problema dell'ukulele che scappa dalle mani letteralmente è uno dei principali motivi per i quali, come ho detto nel mio precedente ukulele a gratis,
per cui il quale la gente si compra la tracolla, perché non riesce a cambiare gli accordi senza che l'ukulele gli scappi, gli cada o senza doversi fermare in questo modo, che è un problema che invito tutti voi ragazzi che suonate l'ukulele ad osservarvi e a valutare. Cioè, il problema principale che nasce in questi casi è che uno si imposta che ogni volta che cambia un accordo tiene l'ukulele . Solo che il problema è che se voi tutte le volte che dovete cambiare un accordo vi fermate, tenete l'ukulele con una mano e cambiate l'accordo, a meno di non suonare tutti i pezzi lentissimi, non riuscirete mai a fare un pezzo completamente, a suonare tutta la progressione armonica di un pezzo. Dove per progressione armonica ovviamente si intende il giro di accordi, volgarmente parlando. Ok, quindi adesso affronteremo questa cosa proprio per ovviare a il problema che vi scappi l'ukulele, vi cada, non riuscite a fare certi cambi di accordi, perché fino a un certo punto si arriva, oltre un certo punto non si riesce più a fare letteralmente i cambi degli accordi, quando si vanno a prendere accordi un pochettino più complessi o in posizioni dell'ukulele che implicano un'altra posizione della mano, diventa un casino, ovviamente, come molti di voi avranno già notato, come penso la totalità di voi, come anche sottoscritto, prima di imparare, perché ragazzi, come diceva sempre Totò, nessuno nasce imparato, quindi tutti abbiamo preso uno strumento in mano la prima volta, tutti abbiamo messo le rotelle alla bicicletta. Dicevo, per ovviare questo problema e di conseguenza evitare che un bel giorno molti di voi decidano di comprarsi l'odiata tracolla, ok? Intanto non c'è ancora, vedo altra gente connessa, ma ragazzi purtroppo non riesco a vedere in linea, in diretta, chi si connette e cosa scrive, per cui vi saluterò mano a mano. Ok, innanzitutto affrontiamo brevemente il modo in cui si approccia l'ukulele, cioè come avevo detto l'altra volta, si tiene da in piedi in questo modo, il problema è un po' più da in piedi, adesso vi farò anche vedere da seduti, però da seduti c'è un filo di stabilità in più. Ok. Per tenere l'ukulele con la mano sinistra, cioè per approcciarlo con la mano sinistra, ci sono fondamentalmente tre tipi di impostazioni. Quella più classica, ovviamente, che è quella chitarristica. Strumento con un manico, delle corde, si approccia allo stesso modo come posizione della chitarra, quindi si approccia col tipico dito, col pollice, che appoggia dalla metà del manico longitudinalmente verso il basso, in questo modo qua. Ovviamente adesso il pollice lo vedete storto perché sono messo distorto, vediamo un po' se riesco così. Ok, in questo modo qua. E la posizione più chitarristica, nonché la posizione che vi permette di fare tutta una serie di accordi che diversamente non riuscirete mai a fare, come da resto sulla chitarra. Questa qua è la più classica ed è anche quella che vi permette più cose. In realtà io la prima impostazione che insegno è questa qua, con l'ukulele, col manico dell'ukulele appoggiato nell'ansa tra indice e pollice. Questo cosa fa? Fornisce un cavalletto per il quale comunque l'ukulele di qua non si può muovere. E in prima posizione, la prima posizione sono i primi tre tasti per intenderci, diciamo, i primi 3-4 tasti, in prima posizione vi permette già di suonare tutta una serie di accordi senza muovere le mani, per esempio, per fare un po' di esempi, quindi tenendo fondamentalmente la mano ferma e muovendo solo le dita, che ovviamente devono articolare. Come dico, tra l'altro, ragazzi, io vi sto ridicendo un po' al volo le cose che dico nella prima e seconda lezione dell'Honky-Tonk School Ukulele Academy che c'è su YouTube, potete andarla a cercare e ci sono un bel po' di video didattici anche discretamente approfonditi. Qua ovviamente dicevo, le dita devono articolare, perché se no si introduce tensione, se voi le dita le tenete piatte e fate gli accordi così, non ha senso. Però per suonare in prima posizione questa qua è molto comoda. Vedete che posso già fare un disco.
certo numero di cose. Questa è l'impostazione che vi permette, ripeto, di suonare una quindicina buona di accordi in prima posizione senza avere il problema dell'ukulele che scappa. A patto che, ripeto, guardate bene la mia mano sinistra, il palmo non si avvicina mai in questo modo, il dorso della mano rimane fondamentalmente parallelo, perpendicolare, scusate, al terreno, e in questo modo, se noi lasciamo aria tra il palmo e il manico, le dita riescono a articolare utilizzando tutte le falangi, tutte le articolazioni, non si introduce tensione e si riesce a eseguire tutta una serie di accordi. Ok? E questa è una che vi risolve tanti problemi sulle prime, vi evita, soprattutto i primi tempi, di arrivare a un momento in cui siete un po' disillusi perché non riuscite a fare gli accordi e poi l'ukulele, come dico sempre, dopo un po' cammina verso l'armadio o verso un muro, rimane lì appeso e dopo, e fra 40 anni direte ai nipoti, io una volta suonavo l'ukulele, che è un peccato. Ok, benissimo, andiamo avanti. È arrivata Trifola. Ciao Trifola. Forte. Quando suoni fa addirittura. Ok. Mi dicono che ho il volume molto forte, quindi suonerò un po' più piano. Ok? Benissimo. Se sentite problemi di questo genere, ditemelo. Seconda posizione, diciamo, seconda impostazione, non in termini di proprio di importanza, ma è la seconda che vi dico, che è quella che vi ho già illustrato, quella più chitarristica. E poi rimane ancora l'impostazione, che torna utile, più mandolinistica, che è questa qua. Il mandolino, come sapete, è il mandolino napoletano, per intenderci, quello fatto col guscio, così, viene suonato senza tracolle. E viene suonato con questa tecnica, cioè con, anche il mandolino bluegrass, comunque il mandolino in generale, con il pollice che arpiona qua, e la paletta che appoggia sul la paletta che appoggia su questo punto del dito, o vabbè, magari sulla nocca, comunque. Come vedete qua, io qua riesco a fare già una serie di cose. Soprattutto negli spostamenti mi torna utile, perché vedete che io faccio scorrere la mano lungo il manico come se fosse un innesto a baionetta, una cosa del genere, ok? E questa è una posizione un po' complessa, perché richiede già un certo tipo di attenzioni. Vedete che io qua vado così, qua posso fare questo e poi spostarmi con questa posizione più mandolinistica. In questo modo qua. Queste sono le tre principali posizioni per approcciare lo strumento, ma tutte vivono di un problema di fondo, che è quello di riuscire a mantenere la posizione, comunque chi più chi meno, quella che risente di più di questo problema ovviamente è quella chitarristica, perché l'ukulele non è appoggiato da nessuna parte, se non tenuto grazie al fatto che uno o più dita che agiscono sulla tastiera premono chiaramente il manico dello strumento sul pollice, per cui viene tenuto. Ok, vivono di questo problema, stavo dicendo, è importante capire come fare per risolverlo. Come lo si risolve questo problema? Lo affrontiamo nella posizione chitarristica. Poi vedremo anche come cambiare la posizione da più comoda a più chitarristica, perché anche lì considerate sempre che anch'io comunque tuttora quando suono in prima posizione uso questa posizione qua, perché è comodissima, diciamo, è proprio una roba comoda, però qua appunto nasce il problema che se io devo andare a fare un barré qui, come vedete devo muovermi in un certo modo, che adesso vi spiegherò. Partiamo dal primo assunto, che è questo, importantissimo. Per imparare a fare i cambi degli accordi, e questo non lo dico io perché me lo sono inventato, lo dice Bob Brosman, lo diceva buon'anima, perché purtroppo è venuto a mancare già qualche anno fa. E non solo lui, cioè qualsiasi insegnante degno di tale nome. Per imparare a fare i cambi degli accordi è una buona pratica provare
esercitarsi facendo i cambi degli accordi a coppie di due. Cioè, un banalissimo, che ne so, Do maggiore col barré, ok? Che finisce su un altrettanto banalissimo Sol settima. Come vedete qua, facendo questa diteggiatura del Do maggiore, devo per forza usare l'impostazione chitarristica. Perché questo? Perché se io uso questa impostazione qua, quando vado a fare il Do maggiore qua, non ci si riesce. Idem con quella più mandolinistica, perché la mano è troppo ravvicinata e le dita devono andare a schiacciare sull'articolazione. Cioè, arrivate qua, sono a fondo corsa, di più non riescono a chiudere. Se io qua devo andare a fare una roba del genere, mi ritroverò a prendere delle posizioni assurde che non servono a niente se non poi a non farvi riuscire a suonare, non solo, ma anche crearvi qualche discreto problema tendineo, perché qua mettete sotto sforzo di brutto. Ok, quindi per forza qua dobbiamo utilizzare l'impostazione più chitarristica per suonare lo strumento. Ok. Per fare cambi degli accordi, innanzitutto, come dicevamo, si impara a farli a gruppi di due, quindi anche senza suonare, si sperimenta, prima si fa la diteggiatura e poi si sposta, come vi spiegherò io, sull'altro. Qui in questo modo voi, diciamo così, cablate delle sinapsi e fate in modo che la memoria muscolare funzioni come si deve, per cui praticamente date le coordinate a ogni polpastrello su dove mettersi, ok? In questo modo tutta la parte di movimento verrà piano piano automatizzata. Ovvio ragazzi, sto parlando per linee ideali, poi ci sarà qualcuno che ci mette un giorno, qualcuno che ci mette un minuto, qualcuno che ci mette un anno e mezzo. Purtroppo questa è una cosa che ha a che fare con quanto potete suonare, con il vostro livello. Ci sarà gente che è in ascolto, gente che magari suona da tanti anni, gente che ha preso l'ukulele in mano stasera, quindi dovete sempre correlare le vostre aspettative a quanto potete metterci di impegno. Quindi, innanzitutto, prima cosa, provare i cambi degli accordi a gruppi di due. Quindi se ho un giro di tre accordi, proverò a fare prima Do, poi mi sposto sul Sol, poi ritorno un po' di volte, poi il Fa, dal Sol al Fa, dal Fa di nuovo al Do, per vedere proprio fisicamente con gli occhi e seguire col cervello i movimenti che fa la vostra mano o che dovrebbe fare. E questa è una pratica da usare sempre, perché poi non ci sono x casi da imparare. I cambi di accordi su uno strumento musicale come un ukulele, la chitarra, il mandolino, qualsiasi altro cordofono in linea di massima che possa anche essere strumento armonico, cioè per strumento armonico si intende che ci si suona gli accordi, cosa che per esempio col violino non si fa molto, se non con il fiddle, dove si suonano degli intervalli armonici, diciamo. Ok, vediamo un attimo. Ok, ciao Marco. Ciao Nigel. Hi Nigel, how you doing? Ok, torniamo a noi. E quindi questa è una pratica da continuare a seguire sempre. Veniamo al merito, come ci si deve muovere sull'ukulele per fare in modo che non caschi. Qua ci ricolleghiamo al suo nome e a quello che avevo detto nello scorso ukulele a gratis, cioè si chiama Jumping Flea, ukulele, la pulce che salta, perché, come dicevamo, una delle due o tre versioni della leggenda narra che si chiama così perché le dita, muovendosi sullo strumento, sembrano degli insetti che saltano. Ok? C'è un riferimento fisico, e cioè, se io devo fare un cambio di accordi, per fare in modo che l'ukulele non mi caschi, dovrò fare una cosa del tutto logica. Dovrò sempre mantenere almeno un dito sulla tastiera dello strumento che tenga pizzicato il manico tra di sé e il pollice. Quindi, per esempio, in un caso dei più semplici, se io devo cambiare dal Do al Fa, mi basterà semplicemente applicare questa piccola logica. Bisogna sempre fare in modo che
E qua, a seconda della vostra interpretazione, della prospettiva da cui vedete lo strumento, o che un dito della diteggiatura che stiamo per lasciare venga spostato lievemente, con un lieve ritardo, in modo da fare in modo che le altre dita abbiano già formato l'inizio della diteggiatura a venire, oppure viceversa, un dito deve sempre partire in anticipo, per quanto possibile, a eseguire già una nota della diteggiatura che andremo a eseguire. Questo proprio per far sì che sempre un dito, almeno un dito, rimanga sempre sullo strumento. Nel caso del Fa, per intenderci, l'esempio, è più facile fare un esempio. Oh, ciao Ilaria! Benvenuta! Ciao! Per fare l'esempio più semplice, io devo passare, cambiare dal Do al Fa, invece di alzare le dita, come magari molti sono abituati sulla chitarra, perché la chitarra è appoggiata, la tracolla è più stabile, quindi togliere le dita, tenere l'ukulele e fare così, che ovviamente, come potete immaginare, vi porta a non riuscire a suonare, io farò questo. Prima del cambio d'accordo, approfittando di quella frazione di secondo, o quel tempo della battuta, o quei due tempi, o quello che può essere, che potrebbe essere di pausa o di silenzio, metto l'indice sulla nota, in questo caso è proprio il Fa, la tonica dell'accordo, che va a comporre già la diteggiatura del Fa, quindi lo faccio lentamente, metto, tolgo e compongo il Fa. Stessa cosa per tornare al Do. Rimetto il mignolo e prima di suonare il Do, perché sennò viene un accordo di Do quarta o di Fa con la quinta raddoppiata, ok? Tolgo e rieseguo il Do. Questo nelle posizioni più semplici, per esempio per spostarmi da Do a Sol, terrò sempre buono l'indice come capo cordata per portare dietro tutti gli altri, quindi Do, indice, di nuovo il mignolo e poi il Fa. Vedete che adesso ve la faccio a una certa velocità. E vedete che sono riuscito a muovere, a cambiare le posizioni degli accordi senza che mi cadesse lo strumento, perché di fatto le dita hanno camminato sulla tastiera. Ok? Come dico sempre a tutti i miei allievi, anche in questo caso ci sono una miriade di casistiche, quindi la si studia di volta in volta. Quello che io vi consiglio a tutti coloro che non stanno seguendo i miei corsi via Skype o che vengono in sede, o ovviamente adesso non si può, però a tutti i miei allievi, intendiamoci, quello che consiglio a loro e anche a tutti voi è analizzare bene il cambio della posizione per capire qual è il dito che vi viene più comodo far partire prima, per esempio, no? In questo caso ovviamente è sempre l'indice. Vedete, piano piano dite ok, dal Do al Fa come posso fare? Metto l'indice, qua ce l'ho bello stabile, tolgo il mignolo e faccio il Fa. Che è una cosa, che è la cosa più comoda da fare, per esempio. Considerate che genericamente l'indice per tutti, poi soprattutto per noi italiani, puoi capire, siamo sempre lì che indichiamo tutto, ce lo infiliamo un po' da tutte le parti, quindi l'indice è proprio uno dei, è il dito con cui facciamo tutto, scriviamo le mail, usiamo il telefono, adesso è vero, da quando ci sono gli smartphone l'italiano medio ha anche imparato a usare il pollice, che comunque è opponibile, ce l'abbiamo da qualche decina di migliaia di anni. Comunque, al di là delle mie polemiche contro il grigiore, come diceva Henry Miller del moderno borghese, torniamo a noi. Quindi analizzate innanzitutto accordo A, accordo B. Che dita uso per l'accordo A? Che dita devo usare per l'accordo B? E quindi cercare di trovare il vostro movimento che sia ergonomicamente adatto per arrivare a fare il cambio degli accordi. Questa cosa è bene farla lentissima, perché è un lavoro di analisi. Più la fate lenta e più imparerete in fretta. Una volta che il vostro cervello ha iniziato ad applicare questa logica e il vostro corpo ha iniziato ad imparare i primi movimenti che cominciano a venirvi automatici,
farli più veloci sarà solo questione di suonare, semplicemente. E anche lì ci potrà volere un'ora, come un mese, però comunque da lì in poi sarà sempre più facile. Perché poi questa è una cosa, l'incremento delle capacità è in qualche modo logaritmico, per cui più suonate, più imparate, più suonate in fretta, più imparate in fretta. E tutto questo circolo virtuoso, mano a mano che si va avanti, arriverà a far crescere di molto il vostro standard minimo, di cui poi vi parlerò magari in una prossima lezione online gratuita. Ok, veniamo adesso, in questi ultimi minuti, ad affrontare l'altro problema, cioè finché si suona qua. Ok, posso non usare le logiche di cui vi ho appena parlato. Nel momento in cui uso il pollice, devo usarle, ok? Ma quando mi devo spostare dal terzo o quarto tasto in poi? Ricordiamocelo, come dice Carlo De Toma, bravissimo ukulelista e chitarrista pugliese, tra i primi pionieri dell'ukulele in Italia, l'ukulele è uno strumento completo con cui si può suonare in tutte le tonalità, non solo in Do, in La e in Fa, perché sono quelle prime qua comode, allora si suona tutto in quelle tonalità lì. E tra l'altro il grosso delle cose che trovate in rete come risorse di pezzi, accordi, testo accordi, quindi soprattutto in Italia, sono quasi tutti in quelle tonalità lì perché sono quelle più facili da suonare. Si può suonare in tutte le tonalità, a patto di applicare queste regole che vi sto un pochettino raccontando in breve. Allora, veniamo a noi. Nel momento in cui io devo fare anche solo utilizzare un accordo di Do maggiore su questa posizione, seconda posizione, e arrivarci in qualche modo, per esempio, da un Sol, io ho un Sol settima, il Do lo posso fare così, e vedete che qua ho tenuto l'impostazione, quella un po' mandolinistica, col pollice qua che tiene, e l'ukulele appoggiato qua sulla nocca, ok? Ma nel momento in cui decido, e vi farò sentire adesso un pezzo sperando che il volume non sia troppo forte, in cui decido che devo andare a fare l'accordo qua, come faccio? Azzo, è un bel casino, nessun casino. Sapendo che questo accordo è diteggiato in questo modo e che l'indice pizzica due corde nello stesso tempo con un semibarré, basterà solo dal Sol, settima. Adesso vi alzo, vi tolgo le dita per permettervi di vedere. L'indice sta già premendo una corda che dovrà premere anche nella diteggiatura del Do maggiore. Basterà fare questo, girare l'indice, farlo scorrere, utilizzare la corda come una rotaia, appoggiarlo giù per eseguire la diteggiatura e a questo punto vedete che riesco a fare i cambi di accordo molto velocemente. Con il pollice, dicevamo, sempre tenuto in questa maniera, ok? Benissimo, questa era adesso una breve sezione in cui vi ho spiegato già un inizio di come muovere le dita. Vi dirò che, appunto, visto che abbiamo impostato per non annoiare troppo e per far sì che le dirette siano un po' più sciolte, beh, io ho impostato le lezioni di questo genere qua intorno alla mezz'ora, 35 minuti, e adesso vi lascerei con una canzone che vi faccia vedere un po' come muovo le dita. E vi rimando al prossimo ukulele a gratis, dove approfondiremo ancora questo argomento, ma magari e ci aggiungeremo ancora qualcos'altro, ok? Tra l'altro, come stiamo facendo in questi giorni, chi volesse darci una mano facendo una piccola donazione, come dico sempre, anche un euro è già qualcosa, troverà nell'evento le coordinate bancarie dell'associazione Honky Tonk per poter fare un piccolo versamento, perché come potete immaginare noi stiamo continuando a lavorare come anche in questo momento, però chiaramente dato il coronavirus, dati tutti questi problemi, è già un paio di mesi che le iscrizioni e i relativi versamenti delle quote sociali sono crollate e noi purtroppo siamo tra le poche strutture
dell'ultima, diciamo, della nuova generazione, partite 10 anni fa circa, ad avere una sede che ci costa dei soldi di affitto tutti i mesi, dei soldi di spese, dei soldi di manutenzione e tutto. Noi in questo momento non percepiamo quote associative, però l'affitto domani passa l'affitto. Adesso presumibilmente entro un mese, non magari non questo riusciamo ancora a pagarlo, ma il prossimo avremo già dei problemi seri a pagarlo. Quindi se qualcuno avesse il buon cuore di darci una mano, noi saremmo grati a tutti. Tra l'altro approfitto per ringraziare coloro che ci hanno già fatto qualche donazione. Ragazzi, vi vogliamo bene, proprio non immaginate quanto apprezziamo questa cosa qua. Ok, allora vi lascio con una canzone che si intitola Shake of Arabi, dove vedrete appunto una serie di movimenti che analizzeremo nel prossimo ukulele a gratis. Vi ringrazio, El Bastardo vi saluta, vi rimanda ai prossimi appuntamenti che avremo con Marta per le lezioni di danza, sempre più o meno in questo orario, e udite udite, per una Rocking Soul Rumble Night online che faremo presumibilmente domenica. Quindi state sintonizzati sul canale Honky Tonk School, perché qua più si va avanti e più ce ne inventiamo di nuovo tutti i giorni, per intenderci. Ok, Shake of Arabi. Grazie a tutti ragazzi e ci vediamo alla prossima. A presto, se avete richieste fatele qua, fatele nei commenti, così vediamo magari anche di soddisfarle. A presto dal Bastardo, ciao!